Salve da Michele Expert e buone vacanze in Calabria. Fa molto caldo, ma è giusto che sia così. È il mese di luglio, quindi è sempre stato più o meno così. Oggi preparo nella prima mattinata la prima parte dell'impasto delle brioche col tuppo. Quelle classiche brioche molto interessanti che si trovano anche nei bar, che devono essere molto morbide e ovviamente leggerissime. Ingredienti per la preparazione delle brioche col tuppo sono i seguenti. Io metto 500 g di farina che sarà mescolata con 250 g di farina 00 e 250 g di farina 0 Manitoba. Volendo potete mettere anche la farina 00 Manitoba per renderla ancora, diciamo così, più lievitate, ma io preferisco questo gusto anche della 0. Poi mettiamo 90 g di burro ammorbidito, 170 g di latte tiepido. Io ho messo latte fresco intero, potete mettere anche quello parzialmente scremato. 90 g di zucchero semolato, ancora due uova grandi che saranno poi sbattute leggermente. E ancora mettiamo un cucchiaio di zucchero e poi vi spiegherò il motivo. E ancora 25 grammi di lievito fresco di birra, un pizzico di sale. Io in questo caso, non avendo il miele, ho messo il miele mio di uva, me l'ho cotto, che va bene lo stesso. E poi due arance, un'arancia oppure un arancio o limone che andrete a prelevare la buccia. Questi sono gli ingredienti di base per preparare l'impasto delle brioche col tuppo. E utilizziamo una planetaria in questo caso e la prima frusta che mettiamo è quella a foglia. Quindi la frusta a foglia e poi si finisce con quella a gancio. Prepariamoci subito alla preparazione delle brioche col tuppo che sono molto interessanti per le colazioni. Allora, la prima cosa da fare è quella di sbriciolare il lievito nella planetaria. In questo modo. Poi aggiungiamo il latte, aggiungiamo anche un cucchiaio di zucchero. Questo serve per far sciogliere meglio il lievito e anche per attivare in maniera più veloce la lievitazione. Adesso possiamo tranquillamente mescolare tutto. Possiamo adesso aggiungere tutta la farina. La farina è stata già un po' mescolata, ma tanto va bene lo stesso. Adesso possiamo versare anche le due uova. Le uova le possiamo leggermente sbattere. E le possiamo tranquillamente versare. Utilizziamo anche una piccola spatola, una spatola di silicone, preleviamo tutto, perché è importante che le dosi siano abbastanza precise, perché questa è alla base di questa ricetta, in generale per tutte le ricette. Possiamo già mettere anche lo zucchero, possiamo mettere un pizzico di sale. Aggiungiamo anche le scorzette di limone, di arance. Aggiungiamo anche il miele, in questo caso io ho messo miele di uva, o meglio il nostro melo cotto. Sapete, il miele d'acacia, quello più chiaro, è un po' meglio, ma io avevo questo qua a disposizione. Adesso che facciamo? Possiamo tranquillamente sbattere tutto, la segniamo alla planetaria. Quando vedete che va un po' forte, possiamo tranquillamente, adesso vedete,
accesso, ecco qua. Quando vedete che si attacca in questo modo, ci siamo. La possiamo staccare con la spatola. Normalmente si attacca sempre questo tipo di impasto sul gancio o in questo caso la foglia. L'impasto è come si presenta, un po' elastico, anche se ancora abbastanza, come si dice, a livello grossolano. Adesso faremo molto meglio, chiaramente. Adesso che facciamo? Mettiamo prima il gancio. Adesso la fase finale la facciamo col gancio. Adesso azioniamo la planetaria e cominciamo piano piano a mettere il burro ammorbidito. Quindi il burro verrà messo un pezzettino alla volta. Mano a mano si mette il burro. Facciamo scendere quello che è rimasto alle pareti. Adesso lo dobbiamo far lavorare almeno per 10 minuti. È importante questo passaggio, quindi vi faccio vedere solamente un po', ma 10 minuti dovete capire. L'impasto risulta leggermente più morbido, si può risolvere il problema aggiungendo in questo caso messo della fecola di patate. Potete mettere anche l'amido di mais, la stessa cosa. Questo servirà poco poco a indurirlo, ma poco poco. Diciamo, vanno bene anche 25 grammi. Dopo più o meno 10 minuti, vedete come si sta ingordando, quasi si sta staccando dalla planetaria, dal cestello, e potremmo dire che ci siamo. Diciamo che ci siamo perché l'impasto potrebbe troppo riscaldarsi adesso. Va bene così, adesso possiamo spegnere. Ci fate caso, è abbastanza elasticizzato. Possiamo staccare dal gancio. Adesso posso svuotare il composto su questa spianatoia. Già, se ci fate caso, si mantiene bello morbido. Come vedete, il nostro impasto è pronto. Adesso qualche piega e ci siamo. Adesso possiamo anche con una spatola, leggermente, vedete come si stacca. Vedete? Questo vuol dire che è andato tutto ok. Quando vedete che si stacca, che non lascia nulla, anche se deve essere morbido, perché se fosse troppo duro diventerebbe una cosa veramente poi allucinante. Quindi l'impasto ideale è quando si stacca dalla spianatoia, nonostante sia anche abbastanza molle. Vedete? Se noi facciamo giusto giusto un panetto così e ci siamo. Adesso lo mettiamo a lievitare, diciamo almeno per un'ora e mezza, anche 2 ore probabilmente. Vediamo come va, dipende dalla temperatura. Adesso lo mettiamo a lievitare una boule coperto con la pellicola. Ho messo un po' di olio nella boule, con un pennellino passiamo l'olio in tutte le pareti, anche sul fondo. Questo serve anche per non farla attaccare. Proprio giusto giusto poco pochissimo olio. Ho messo olio in questo caso di girasole. Adesso prendiamo il nostro panetto e siamo pronti. Adesso possiamo mettere la pellicola. Io la metto in questo modo, io preferisco girarla anche sotto così sono più sicuro che non vada via, anche perché adesso c'è anche la presenza di qualche mosca in giro, quindi cerchiamo sempre di evitarla. Dopo 2 ore di lievitazione, come vedete, l'impasto è più che raddoppiato. Adesso possiamo togliere la pellicola, chiaramente. Vedete, l'impasto è bellissimo, super lievitato. Se lo possiamo tranquillamente adagiare sulla spianatoia, lo facciamo scivolare giù. Vedete come si stacca completamente. Non è appiccicoso, non attacca. Elastico, ma non attacca. Così deve essere.
Adesso con questa piccola bilancia da cucina mettiamola a zero e possiamo cominciare a fare i primi stagli. Adesso io prelevo una particina in questo modo, vediamo. Diciamo io faccio 40 grammi, 40, facciamo 40 grammi l'una. Togliamo un po', va bene così. Poi si prende il pezzo. E facciamo questa specie di pirlatura, portiamo tutto all'interno, come si facessero le pizze, dall'esterno all'interno. Questo servirà per dare più volume quando cuociono, diventeranno ancora più interessanti. Inglobiamo aria in questo modo. Dopodiché possiamo anche, vedete, fare così. Schiacciamo un po' e facciamo questo movimento qua. Facciamo più o meno questo movimento e questo è fatto. Si posizionano sulla teglia che abbiamo già messo la carta da forno. Si faranno tanti pezzi che ci serviranno. Io faccio di 40 grammi, potete fare di 45, di 35, ma meno di 35 non conviene. Adesso vado avanti facendo tutte le forme come avete visto. Facciamo vedere un altro pezzo, una variante della pirlatura, potrebbe essere questa qua. Io utilizzo sempre questa perché mi trovo meglio. Poco poco di farina sotto, ma giusto giusto, giusto giusto. E poi fate sempre dall'esterno all'interno in questo modo. Si viene più pratico poterla pirlare in maniera veloce. Dopo che sarà fatto questo passaggio, possiamo tranquillamente poi pirlarlo in questo modo. E ci siamo. Si va avanti così a formare tutte le palline, poi faremo vedere proprio quello che si mette la pallina sopra, il tuffo. Adesso ho posizionato sulle teglie. In questa teglia ce ne sono andati 12, 12 pezzi, nell'altra ne ho messi 10, ne è rimasta ancora 200 grammi. Questi 200 grammi, adesso con questa rimanenza che dovete anche calcolare, io ho calcolato più o meno 20 pezzi, facciamo 12 grammi, possiamo fare adesso il tuppo con pezzettini più piccoli. La procedura è la stessa, solamente che adesso dobbiamo fare dei pezzettini più piccoli. Misuriamo più o meno. Facciamo anche, vanno bene anche, diciamo 10 grammi, perché abbiamo più o meno, adesso misuriamo prima quant'è, 220 grammi, quindi mettiamo più o meno 10 grammi l'uno, sono giusto giusto, diciamo sui 10 grammi, ecco, poco più. L'ultima la facciamo più grande, calcoliamo 10 grammi, adesso abbiamo poco poco di più, è importante dosare perché non abbiamo poi l'impasto. Va bene così, 10 grammi, ecco qua. Anche in questo caso questo pezzettino lo pirliamo pure, la stessa cosa, anche se piccolino è un lavoro certosino, va girato così, in questo modo. Importante dare volume, si deve sentire un po' questa parte qua dura che ingobba parecchia aria. Da questo poi viene il fatto che si lievitano nel forno, altrimenti possono diventare piatti, non vanno bene. Vedete, adesso noi facciamo questa pirlatura in questo modo. E facciamo questa specie, vedete, di chiodo. Sarà messo dentro, conficcato nel centro delle varie forme che abbiamo fatto fino adesso. Adesso ne prepariamo più o meno 20 così, poi faremo vedere come fare il foro al centro per inserire il tuppo. Come vedete già le palline cominciano leggermente a lievitare e anche questi piccoli, diciamo, tuppi che ho preparato, questi spilli, cominceranno già a lievitare. Adesso si tratta di assemblarli al centro di queste palline. Adesso noi mettiamo questi, chiamiamoli così, inserti che poi daranno la classica forma del tuppo. Facciamo vedere come si fa.
Allora, ne prendiamo uno, nel frattempo lo possiamo già leggermente aggiustare, gli diamo ancora più punta, in questo modo. Poi prendiamo al centro, senza andare completamente giù, affossiamo col dito, in questo modo, e poi inseriamo in questo modo. Facciamo una piccola torsione e ci siamo. Facciamone vedere un altro, leggermente facciamo ancora la punta, andiamo al centro senza andare completamente giù, diciamo al 70%, si mantengono abbastanza gonfi, così devono essere, altrimenti non, durante la cottura rimarranno piattoni, invece così volano via e poi diventano molto morbidi e friabili. Al centro possiamo mettere di nuovo. Ecco, l'altro tuppo, una leggera torsione in senso orario e ci siamo. Proseguiamo a fare tutto il resto allo stesso modo. Adesso proseguo ad assemblare tutti chiamiamoli così, gli inserti, i tuppi, allo stesso modo. Tutte le nostre brioche sono state assemblate, una rimane, si dice non tutte le ciambelle vengono col buco perché mi mancava la pasta, ma fa niente, va bene lo stesso. Questa è la prima teglia, questa è la seconda teglia. Adesso si coprono con la pellicola e si lasciano lievitare finché non si raddoppieranno. Poi a forno già caldo, statico, a 180 gradi per 20, massimo 21 minuti. Adesso possiamo passare a preparare un uovo con un po' di latte. Quindi mettiamo prima l'uovo. Questo servirà per poter poi spennellare le nostre brioche col tuppo. Possiamo adesso sbattere poco poco. Possiamo versare anche un po' di latte. Va bene così. Mescoliamo un po'. Ecco le nostre brioche dopo un'oretta e mezza di lievitazione sono pronte per essere spennellate. Tolgo la pellicola. Praticate neanche attacca perché l'impasto è giusto, chiaramente leggermente si sono leggermente deformate, ma senza sgonfiarle, mettiamo un po' a posto così e ci facciamo una bella spennellata. Io accendo il forno, nel frattempo faccio anche le altre. Si preferisce mettere nel fondo del fornetto, in questo caso il forno elettrico, statico. Un po' di acqua, mettetela un po' fresca, così garantirà l'umidità che servirà. Anche una caffettiera che non utilizzate più è già sufficiente per poter assolvere il compito. Adesso che facciamo, nella parte centrale si preferisce infornare, inseriamo la teglia in questo modo e lasciamo cuocere almeno per 20 minuti. Poi ci renderemo conto ovviamente strada facendo. La stessa cosa per gli altri che saranno infornati nell'altro forno. Siamo quasi alla fine della cottura, ancora un minuto e mezzo e ci siamo. Poi saranno spennellati con acqua tiepida, anche leggermente più calda. Ecco, questo servirà per dargli quella doratura. Le brioche col tuppo sono pronte, chiaramente tendono anche un pochettino a girare, ma anche quelle che trovate nel bar più o meno è la stessa cosa. Dipende anche dalla lievitazione, se poco poco va poco poco più avanti è facile che sia così. Adesso possiamo passarle con un po' di acqua in modo di renderle un po' lucide. Acqua calda o tiepida, giù di lì. Le ripassiamo tutte quante allo stesso modo. Adesso le possiamo mettere su questa
su questa creta. Utilizzo quello del forno che va benissimo, in modo di poterle far asciugare anche dall'acqua che ho messo, senza che si impregnino nella parte bassa. Se le facciamo raffreddare sono pronte. L'aspetto è buono, sembrano abbastanza giuste, saranno poi all'interno valutate, dopo faremo un assaggio. Queste si addicono anche a essere farcite anche con i gelati. Io voglio provare anche la stracciatella, la fragola, il pistacchio, vediamo come va. Si aprono e si possono gustare anche col gelato fresco. Sono molto interessanti. Io queste non ce la vedo la crema pasticcera, se la volete mettere ce la potete mettere, ma si addicono molto meglio al gelato, anche alla confettura di albicocca e via dicendo. Come vedete le nostre brioche col tuppo, qualcuno sembra più che altro girato il tuppo, ma va bene lo stesso, è prolassato, diciamo 50-50, si presentano belle lievitate, rosolate bene, buonissime. Adesso passo all'assaggio delle nostre brioche col tuppo, è anche doveroso gustare anche un po' di questo limoncello fresco nel suo bicchiere caratteristico. Ne prendo una, vediamo come sono venute. Possiamo prendere anche questa qua. Volento, anzi ne prendiamo una ancora più grandicella, anche se si potevano fare anche più grandi, però anche l'appezzamento va bene così. Questi possono anche aprire con un coltello, vedete, in questo modo. All'interno si presentano anche belle, vedete, lievitate, morbide, specialmente morbide. Possiamo anche prendere un po' di gelato. Adagiamo il gelato in questo modo e facciamo una farcitura così. Dopodiché si può tranquillamente gustare la brioche col gelato. Provate questa soluzione e poi mi direte, ma com'è buono? Io provo. Specialmente quando è fredda, ancora meglio. Poi se la volete riscaldare nel microonde qualche secondo la mattina, diventano belle soffici almeno per 2-3 giorni. Io bevo un goccio di limoncello, questo preparato in casa, di quello veramente con limoni super fraganti, delle macchie eccezionali. Non sono limoncelli generici, ma sono di alto profilo, ghiacciato. Provo un'altra volta. Uno spettacolo. Alla prossima occasione da Michele Expert con le brioche, in questo caso col tuppo. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad attivare la campanella, iscrivetevi, condividete il video. Grazie a tutti dell'attenzione da Michele Expert.